Paolo Borea, presidente del Consiglio di Ortanova. Oggi la presenza del prefetto, che significato ha per la città di Ortanova? Per lo meno, almeno è un segnale dello Stato, della presenza appunto delle istituzioni, perché diciamo, quello che è successo ad Ortanova comunque è un episodio, come dire, un atto grave, cioè, almeno credo la nostra comunità non ha mai vissuto momenti del genere, quindi lo Stato si deve far sentire, deve dare, come dire, la sua presenza e fare quelle azioni atte affinché i cittadini, ma soprattutto noi amministratori, per farci sentire tutti quanti più tranquilli, diciamo. Quindi penso che la venuta del prefetto sia importante, cioè sia un segnale fondamentale, sperando che poi seguano, diciamo, atti concreti per, come dire, per cercare appunto di dare, come dire, un nome a questi eventi che sono accaduti. Lei, se diciamo fosse la domanda perché sta accadendo questo, è proprio a me. Guardi, questo è il dubbio che ci attanaglia in questo momento, perché noi comunque, cioè, viaggiamo con l'amministrazione in maniera collegiale, alla fine siamo, cioè sì, sono il Presidente del Consiglio, però diciamo, cioè, questa è la domanda che mi faccio e a quale non riesco a dare una risposta fondamentalmente, cioè, non lo so. Ha pensato di mollare oppure, diciamo, ha avuto la vicinanza degli altri amici e compagni diciamo, della maggioranza per proseguire? Beh, guardi, la vicinanza dei colleghi, cioè, sono tutti qua, tutti vicini, ognuno di loro sta dando la propria, diciamo, dire, solidarietà e vicinanza, però di fatto è comunque la decisione, c'è il dubbio di se continuare o abbandonare, comunque questo ce l'ho, cioè, mi rovella nella testa già da qualche giorno, ormai sto facendo le mie valutazioni appunto per verificare se, come dire, se vale la pena andare avanti, perché effettivamente è difficile, cioè, è un momento veramente particolare, cioè, perché comunque, cioè, non è facile, cioè, due attentati nell'arco di 2 o 3 settimane, francamente è una situazione difficile da portare avanti.